Adesso che molti segnali ci dicono che stiamo per ripartire, io mi occuperò di quello che so fare, mi occuperò di musei, di mostre, di cose d'arte, della città di cui sono sindaco, nell'ambito delle mie competenze. E mi pare giusto che questo sia fatto da ognuno di noi relativamente alle capacità e alle professionalità che in politica possono essere potenziate, ma non è che possiamo immaginare che uno possa essere competente di tutto, e certamente non voglio esserlo in temi di sanità. Ho indicato e ho probabilmente fatto un errore, una posizione di speranza, di desiderio di non farsi bloccare dal virus. Siamo stati bloccati, vedremo i dati perfetti alla fine di tutto per capire fino a che punto questa misura fosse assolutamente indispensabile, ma prendiamola per tale. Intanto le misure prese dal governo invece ci possono in generale fare riflettere al di là delle nostre capacità personali. Chi fa un lavoro, io faccio un doppio lavoro, il lavoro di un politico che lavora gratuitamente alla fine, faccio il sindaco gratis di qualunque attività, presidente dei musei di Trento, di Ferrara o di Possagno, gratis, non prendo rimborsi e sono contento di farlo sapere rispetto alle grottesche polemiche che mi hanno investito in queste settimane. Da molti ho avuto il conforto per fare appunto quello che ho sempre fatto e so fare. E quindi ho fatto un appello per la riapertura immediata, appena tutto sarà ripreso, dei musei che non rimangano per ultimi perché sono meno importanti, perché sono beni essenziali e una volta stabilite le distanze fra persona e persona, può essere riaperta la mostra di Raffaello come la mostra di Francesco Del Cossa a Schifanoia a Ferrara. Ora, se queste sono indicazioni specifiche, quelle generali sono che nell'altra parte della mia vita, che è quella di persona che lavora come professionista, presento le mostre d'arte, al di là dei luoghi dove sono per ragioni, diciamo, istituzionali, faccio spettacoli, faccio conferenze, tutto questo ha portato evidentemente a una persona come me, e immagino a molti altri che lavorano, tutti gli uomini di teatro, tutti gli uomini di spettacolo, tutti gli uomini che si muovono nel mondo della cultura, a una perdita grave. Non vedo come potrò recuperarla. E mi pare evidente che la soluzione migliore sia quella di procedere a una detassazione per un tempo utile a una ripresa. Ma i 400 miliardi gridati dal governo non sono un aiuto per nessuno, non sono un sostegno per nessuno, sono un prestito, sono danari che vanno restituiti alle banche. Allora, o noi allunghiamo i tempi della restituzione, oppure non si vede in che modo possono darmi del danaro chiedendomi poi di restituirlo, favorendo con ciò le banche. Non riesco a capire perché, dopo aver tanto guardato in negativo e in positivo la Germania, non si possa applicare quello che abbiamo visto in maniera molto chiara in televisione, cioè una società di promozione, di attività editoriale, di comunicazione, che ha ottenuto in un giorno 15.000 euro. Questo è accaduto. Mi scrive il presidente dell'Assemblea Trentina, Kirchwalder, che suo nipote, che ha una gelateria in Germania, ha avuto 7.500 euro a fondo perduto. Perché questo non è possibile in Italia? Perché non possiamo ricevere danaro direttamente sul nostro conto? Perché non ci danno la possibilità di riprendere rispetto a tutto quello che abbiamo perso oggettivamente, tutto quello che non è stato possibile fare? Per il teatro è evidente, ma per tutti gli esercizi commerciali è altrettanto evidente. E allora non facciamoci prendere in giro. Riprendiamo, ma chiediamo che quelli che hanno scelto di fermare tutto, e forse hanno fatto bene, facciano ripartire tutto in maniera reale, non favorendo le banche, chiedendo a noi di avere dei prestiti da restituire. Quindi vogliamo ottenere una parte dei danari che ci sono stati portati via, che sono volati via. Io dovevo fare uno spettacolo teatrale su Raffaello e parlo di Raffaello che è la vittima principale di queste chiusure con la mostra di Roma che è chiusa da settimane. Il 7 marzo a Bergamo non l'ho fatto.
non solo le persone non hanno ascoltato e potevano più o meno trarne beneficio quello che io raccontavo su Raffaello, ma quello spettacolo non ha avuto la possibilità di essere, come dire, conteggiato da nessuno, né dal teatro, né dagli attori, dai musicisti che hanno lavorato con me. Cioè, tutti i soldi perduti, perduti. Il mondo della cultura e del teatro ha perduto almeno 150 milioni di euro in questo più di un mese di chiusura. Vogliamo tentare un modo per riaprire e comunque risarcire tutti gli attori, nel senso più ampio della parola, che non hanno avuto possibilità di lavorare in questo tempo? Lo chiedo, e chiedo che ci venga dato il denaro direttamente sui conti correnti, per ognuno di noi e per ogni azienda che non ha potuto lavorare.